Io sono Michela e lavoro insieme al Difesa, una società del gruppo KNDS. E sono responsabile dell'unità di chimica all'interno del Dipartimento di Ricerca, Sviluppo e Ingegneria. Il mio ruolo consiste principalmente nell'assicurare lo sviluppo di prodotti e processi chimici, in particolar modo materiali energetici, coordinando un gruppo di risorse e rispettando il budget e la pianificazione. Coordino quindi un gruppo di responsabili tecnici di ricerca, dei laureati, e supervisiono le attività del laboratorio chimico che si occupa principalmente di qualità. Mi occupo personalmente anche di alcuni programmi di ricerca come diretto responsabile tecnico. Cioè, sicuramente il fatto che sia un lavoro molto vario e sempre ricco di nuove sfide. Io sono laureata in chimica industriale. La mia laurea mi ha aiutato soprattutto per quanto riguarda il discorso legato ai processi e agli impianti chimici. Invece tutto quello che riguarda i materiali energetici l'ho appreso nel corso, insomma, della mia carriera lavorativa. È stata Marie Curie, deciso di diventare una scienziata in un periodo in cui nessuno lo era, quindi una donna che ha amato la scienza e che è andata avanti facendo grandi cose e che mi ha quindi ispirato nell'intraprendere quantomeno la carriera scientifica. Sì, il settore difesa è un settore considerato prettamente maschile. In realtà non è così. Basta considerarlo come un settore scientifico, dove effettivamente si ha la possibilità di avere a che fare con sempre nuovi programmi di ricerca, di sviluppo o comunque di avere contatti con un mondo scientifico internazionale, e questo lo rende sicuramente molto interessante.